Alessandro, un presidio piccolo ma rumoroso e pieno di gioia, insomma, in questa piazza piena di turisti per difendere un settore strategico che sta volando all'estero. Sì, diciamo che ridiamo per non piangere, nel senso che Telecom Italia, ma anche come Alitalia, ma come tante altre cose, si è scoperto finalmente che sono state finite nelle mani straniere, si è scoperto finalmente che le privatizzazioni non sono andate assolutamente bene ed hanno fatto arricchire banche e imprenditori spregiudicati che sono sempre stati finanziati dallo Stato in questi anni. Telecom Italia, come l'Alitalia, come tanti altri pezzi importanti di questo paese che prima erano di proprietà dei cittadini e delle cittadine, dopo che per anni sono finite nelle mani dei privati, dopo che per anni questi privati li hanno di fatto spolpate e dopo che sono stati mandati a casa decine di migliaia di persone, bene, adesso queste aziende vengono definitivamente cedute alle imprese straniere. E quindi questo è un primo piccolo presidio dove tra l'altro stiamo distribuendo delle cartoline che sono l'inizio della nostra campagna per ripubblicizzare completamente Telecom Italia. Tutta Telecom Italia, Telecom Italia unica e pubblica è per noi un po' il nostro slogan. È l'unica proposta reale, seria che esiste in questo paese, non ce l'hanno i partiti, non ce l'hanno le organizzazioni sindacali confederali maggiori, almeno questa è la nostra idea, non ce l'hanno neanche tra l'altro i sostenitori del libero mercato che in questo momento stanno ipotizzando fantomatici piani di investimento per l'azienda. La cosa importante per noi è che si manifesti una volontà politica che per arrivare a questo processo e si trovino i soldi. La Cassa dei Depositi e Prestiti i soldi ce li ha, li deve investire però per garantire il servizio pubblico. Questa è la cosa più importante. Il compito dei lavoratori è, diciamo così, fare tutte le pressioni e soprattutto fare le lotte necessarie per arrivare a conquistare questo obiettivo, ben sapendo che stiamo parlando di una classe politica che innanzitutto non ha nessunissimo interesse di occuparsi dei problemi del paese. Questa quindi è la prima iniziativa, abbiamo già fatto anche degli incontri con i gruppi parlamentari e soprattutto poi il 18 c'è uno sciopero generale convocato dai sindacati di base contro la politica del governo. Ovviamente noi lavoratori e lavoratrici di Telecom ci rientriamo in pieno e quindi saremo alla manifestazione a Roma con appunto lo sciopero generale, portando i nostri cartelli, portando le cartoline, insomma, quindi è un primo passo per cominciare a sensibilizzare e poi inizieremo a fare delle iniziative più specifiche per tutelare i nostri posti di lavoro.